A Foligno c'è un nuovo centro di addestramento di protezione civile e ANPAS per unità cinofile da ricerca e per la formazione di operatori volontari e non. Inaugurato oggi sarà un punto di riferimento nazionale. Massimo Angeletti. Appena individuato il corpo della vittima o del ferito sotto le macerie, il cane corre a ricevere il suo premio e anche se per gli umani era una simulazione, lui ha svolto perfettamente il suo lavoro. È uno dei cani dei Vigili del Fuoco che insieme agli istruttori ha inaugurato il campo di addestramento di Foligno, allestito dall'ANPAS Umbria, guidata da Marco Prestipino, l'Associazione delle Pubbliche Assistenze, insieme alla Protezione Civile, alla Regione e al Comune di Foligno. La fragilità del nostro paese e le emergenze a cui ci siamo purtroppo abituati richiedono almeno una qualità costante dei soccorsi e una formazione continua. È importante considerare questo come una possibile normalità, o meglio un'emergenza da gestire, perché l'abbiamo visto con la pandemia, siamo ritrovati con un'infodemia esagerata, con paure, invece bisogna essere preoccupati in un senso positivo, preparati, formati, esercitazioni dal vivo che riprendano quello che può succedere per così, nella sfortunata ipotesi di doverlo gestire da soccorritore, da cittadino, si può sapere cosa fare, quali sono gli aspetti che oggi ci permettono di gestire, governare e ridurre, non del tutto, rischi e pericolosità dell'ambiente. Qui riusciamo a simulare eventi sia da un punto di vista proprio fisico, meteorologico, ma anche sonoro e anche ambientale per poter quindi mettere l'operatore nella condizione migliore per potersi addestrare e capire quello che possono essere i rischi in una zona reale. Il lavoro dei volontari, affiancati da Guardia di Finanza con il gruppo cinofilo, dai Vigili del Fuoco e da tante associazioni umbre, ha dato vita al centro addestramento che sarà il punto di riferimento nazionale per la formazione dei cani e degli operatori.